Vediamo adesso la storia della Curia Iulia. Questa Parlando del comizio la scorsa volta, abbiamo visto come negli anni tra il 54 e il 44 a.C. Cesare rivoluzionò tutta la zona. La vecchia curia, la Curia Ostilia, che si incendiò nel 52 a.C., fu ricostruita e trasformata nel Tempio di Felicitas, e la nuova curia, che è appunto la Curia Iulia, fu costruita in sua sostituzione in un'altra posizione, aderente al portico del Foro di Cesare, del quale costituì una sorta di appendice. La Curia era la sede del Senato. Abbiamo più volte nominato il Senato, ma che cos'era quest'organo? Il Senato era l'antica assemblea dei patres familias, degli anziani, come indica il termine stesso di Senato. In età regia, il Senato aveva come compito fondamentale la scelta del re e formava il suo consilium. La tradizione attribuiva la creazione del Senato a Romolo, che avrebbe scelto 100 esponenti delle famiglie più in vista. I membri del Senato divennero poi 300 all'inizio della Repubblica e poi Silla, come abbiamo visto sempre a proposito del comizio, mentre era dittatore aggiunse altri 300 membri. Durante la Repubblica, con l'istituzione del consolato, anche i due consoli potevano avvalersi, come una volta aveva fatto il re, del consiglio dei senatori. Non avevano però l'obbligo di sottostare ai loro pareri e tra l'altro il Senato non poteva nemmeno adunarsi se non dietro convocazione dei consoli, che ne presiedevano le sedute e ne dirigevano i lavori. Però questa prevalenza dei consoli sui senatori tendeva a diventare più formale che reale e quindi per tutta l'età repubblicana il Senato rimase il principale organo di governo. Inoltre i consoli, che si trovavano in disaccordo, se si trovavano in disaccordo, dovevano seguire i consigli del Senato e anche sulle assemblee popolari, sui comizi. Il Senato faceva sentire la sua volontà. Inoltre, il Senato, in accordo con uno dei due consoli, decideva la nomina di un dittatore per assicurare l'unità di comando necessaria in particolari momenti, e cioè nei momenti di maggior pericolo per lo Stato, sia per la gravità dei contrasti interni, sia per la minaccia di nemici esterni. Il dittatore aveva poteri assoluti, ma la sua carica non poteva durare oltre 6 mesi. Però non andò sempre così, come nel caso di Silla, dittatore ininterrotto dalla fine dell'82 al 79, e poi di Cesare, che fu più volte dittatore e poi all'ultimo pretese addirittura la dittatura a vita. E per questo fu, pochi mesi dopo, ucciso da un gruppo di senatori. Torniamo adesso al discorso sulla Curia Iulia. Essa fu quindi iniziata da Cesare e terminata da Augusto, che la inaugurò il 28 agosto del 29 a.C. Poi ci fu un restauro da parte dell'imperatore Domiziano nel 94 d.C., ma quello che vediamo oggi è un grande edificio in mattoni, il cui aspetto è quello successivo all'ultimo rifacimento da parte di Diocleziano, a causa dell'incendio di Carino del 283 d.C., che distrusse tutta la zona, compresa tra il Foro di Cesare e la Basilica Giulia, che vedremo subito dopo la Curia. L'edificio fu poi trasformato nella chiesa di Sant'Adriano a partire dal VII secolo d.C. e poi fu nuovamente restaurato negli anni 1930-1936. Sulla facciata principale si distinguono a vari livelli tracce di loculi di tombe medievali. Le valve di bronzo della porta sono una replica delle originali risalenti all'età di Diocleziano, quindi siamo tra il 285 e il 305, che sono state riutilizzate dal XVII secolo nel portale centrale di San Giovanni Laterano. Vediamo l'interno a pianta rettangolare con il pavimento marmoreo che è quello di Diocleziano. In parte è originale e in parte è stato ricostruito con i marmi antichi. L'aula è suddivisa in tre settori longitudinali, poiché in quelli di destra e di sinistra vi sono tre gradini larghi e bassi, che erano destinati a sostenere i seggi dei 300 senatori. Sulla parete di fondo è collocato un largo basamento per la presidenza, con una base sulla quale sorgeva probabilmente la famosa statua della Vittoria, proveniente da Taranto e collocata nel 29 a.C. nella curia da Ottaviano, prima che assumesse l'appellativo di Augusto. Famosa perché intorno a questa statua e all'altare ad essa collegato si accese la disputa tra Sant'Ambrogio e Aurelio Simmaco, uno degli ultimi senatori pagani di Roma. Raccontiamo brevemente il fatto.
L'altare venne rimosso nel 357 da Costanzo II, figlio di Costantino. In seguito venne ricollocato da Giuliano l'Apostata, l'imperatore del 361-63 che tentò la restaurazione dei culti antichi contro il cristianesimo. Qui l'altare della Vittoria rimase fino a Graziano. Nel 380, con l'editto di Tessalonica, l'imperatore d'Oriente Teodosio dichiarò il cristianesimo religione ufficiale dell'impero. L'editto fu seguito da provvedimenti volti a reprimere i culti pagani. Uno di questi provvedimenti riguardava quest'altare della Vittoria, davanti al quale i senatori giuravano fedeltà alle leggi e offrivano incenso e vino agli dei. L'imperatore d'Occidente Graziano, influenzato dal vescovo di Milano Ambrogio, ne ordinò la rimozione nel 382 e rinunciò anche alla carica di pontefice massimo, ricoperta tradizionalmente dagli imperatori romani. Allora una delegazione di senatori pagani, guidata da Simmaco, si recò a Milano per protestare, ma l'imperatore non li ricevette, forse su pressione di Ambrogio e del papa dell'epoca, Damaso. Nel 383 Graziano fu ucciso e il suo successore fu il fratellastro Valentiniano II, che siccome aveva 12 anni, fu posto sotto la tutela della madre Giustina, che era una rivale di Ambrogio. Nel 384 la delegazione dei senatori tornò all'attacco per richiedere la ricollocazione dell'altare. A Milano stavolta Simmaco riuscì, al cospetto di Valentiniano II, a pronunciare la cosiddetta terza relazione, terza perché in ordine è la terza della sua raccolta di relazione all'imperatore. Ambrogio, da parte sua, inviò all'imperatore l'epistola 17, nella quale lo minacciò di scomunica se mai avesse dato retta a Simmaco. Poi, avuta visione del testo della terza relazione, Ambrogio rispose alle argomentazioni pagane nell'epistola 18. Alla fine la richiesta della delegazione pagana fu respinta, ma negli anni successivi l'instabilità politica favorì ulteriori tentativi di restaurazione pagana. Nel 393 l'altare venne temporaneamente ricollocato nella curia e la rimozione definitiva si ebbe solo dopo la vittoria di Teodosio sul fiume Frigido, nel 394 contro Eugenio, formalmente cristiano ma sensibile ancora al paganesimo, che era stato acclamato imperatore dal generale Arbogaste dopo l'uccisione di Valentiniano II e che aveva l'appoggio di gran parte dell'aristocrazia romana. La statua della Vittoria fu in seguito distrutta nel corso del sacco di Roma ad opera dei Visigoti nel 410. Se avete voglia di approfondire e di leggere la terza relazione di Simmaco e le epistole 17 e 18 di Ambrogio, potete andare in libreria, poiché ci sono dei libri che raccolgono questa documentazione. Il libro che ho io si chiama La maschera della tolleranza, ha il testo latino a fronte ed è delle edizioni Burr. Finiamo di vedere l'interno della curia. Ci sono delle nicchie inquadrate da colonnine poggianti su mensole, destinati a contenere statue. Anche queste decorazioni architettoniche delle pareti sono di età diocleziana. Invece ci sono tracce di pitture bizantine che risalgono all'epoca in cui la curia fu trasformata in chiesa. Da una moneta di età augustea possiamo vedere come era fatta originariamente la curia dall'esterno, con questo calciticum, cioè portico colonnato. Attualmente all'interno della curia sono esposti due grandi rilievi risalenti all'età di Traiano, ma che vedremo in seguito quando arriveremo a parlare di questo imperatore.